Attonito. Era chi restava istupidito, colpito dalla folgore di un tuono, in un cielo grande, ormai passato, solcato a larghi passi da coraggiosi eroi semidivini. Oggi, qui, in questo cielo sfitto e troppo illuminato che tutti a stento conteniamo, sputandone grumi stanchi in fazzoletti di carta stropicciati, pure si resta a volte istupiditi, ma più modestamente e per altre più comuni e meno fenomeniche ragioni. Non tempeste magnifiche di fulmini, non lampi e cieli che si spaccano, ragioni anch'esse povere. Ragioni piccole, ragioni usa e getta, di carta e stropicciate come i fazzoletti. Un piccolo, inutile dolore che con intollerabile costanza e senza nemmeno troppo far rumore consuma, fibra dopo fibra, l'antico muscolo del cuore. E come il dio dei greci fulmini, così questo terreno pallido re dell'amarezza scocca dalla sua faretra di silenzi l'ennesimo dardo banale e velenoso, poco gloriosamente. Certo, eppure c'è chi, colpito, muore. Ogni giorno più lontano dagli dèi e più vicino al nulla, nella pausa a caffè, umanamente.